Si è conclusa la quarta ed ultima serata del talk show Fatti gli affari tuoi in Certosa. I protagonisti sono stati i sindaci e gli assessori dei numerosi comuni del Vallo di Diano. Il prescelto al sorteggio per la ricerca del pacco più ricco è stato Giancarlo Guercio, primo cittadino di Buonabitacolo, che si è portato a casa un utile flex. Il talk show ideato dai fratelli Vincenzo e Giovanni Polito, di appuntamento in appuntamento, ha destato sempre più interesse, non solo da parte del pubblico numeroso, ma anche da parte delle tante amministrazioni comunali. Proprio per questo il format, in un futuro non molto lontano, potrebbe rendersi itinerante nei comuni del Vallo di Diano, ottima occasione per far divertire, creare aggregazione e far conoscere le bellezze del Vallo. Felici del successo, i fratelli Polito che sottolineano: l'idea è nata per caso durante una cena tra amici. Siamo lieti del successo che ha ottenuto e non ce lo aspettavamo. Speriamo di poterla ripetere al più presto ed allietare le serate di tante persone. È un modo semplice e divertente per stare insieme. Alla serata dei sindaci non poteva mancare la prima cittadina di Padula, Michela Cimino, la quale ai nostri microfoni fa sapere che l'amministrazione è molto orgogliosa che la SD Tonino Paolini non si distingua solo per il calcio, ma anche per questi momenti che creano aggregazione per il bene di tutta la comunità. A conclusione dell'ultimo appuntamento, la presentatrice Claudia Ciccarone ha voluto ringraziare, a nome di tutti gli organizzatori, le persone che hanno partecipato alle quattro serate, il pubblico e soprattutto le quattro categorie, allenatori, influencer, imprenditori e sindaci, per essersi gentilmente prestati ad uscire dal loro consueto ruolo ed essersi messi in gioco per una sera, mostrando il loro lato più leggero ed ironico. Sono felicissima perché questa ultima quarta puntata c'è stata la gente, si sono divertiti, che questo ovviamente era lo scopo di questo format, ma non con noi continueremo perché abbiamo ricevuto un sacco di richieste, quindi siamo felici di accompagnare questo Fatti gli affari tuoi non solo in Certosa ma nel resto del nostro Vallo di Diano. Grazie a Rete 7 per essere stati qui con noi, vi ringraziamo di cuore. Che dire di questo game show? Abbiamo voluto esagerare, mettiamola così, però sono soddisfatta perché è stata veramente una bellissima esperienza, nata così per gioco tra amici durante una cena e abbiamo messo su, insomma, questa grande idea, anche e soprattutto ringraziando i fratelli Polito che sono stati un po' gli ideatori nel realizzare appunto questa manifestazione. Siamo felicissimi perché siamo riusciti a coinvolgere persone che comunque hanno sempre lavorato come magari gli imprenditori, gli influencer, gli allenatori di calcio e soprattutto i nostri politici come questa quarta serata a mettersi in gioco con un sorriso. È nato questo talk, questo spettacolo per gioco. Una sera eravamo insieme a degli amici con Carmine, Laura, la mia ragazza Claudia e Giovanni e abbiamo deciso di dare un po' di vivacità a questo vallo organizzando uno dei talk più seguiti in Italia, che è Fatti Tuoi su Rai 1. Ovviamente noi l'abbiamo trasformato in Certosa, valorizzando il nostro territorio e il nostro monumento con l'idea di riunire tutti i paesi del vallo. È stato un grandissimo successo, io ringrazio tutti. I partecipanti e anche le persone che ci hanno seguito sui telefonini, sui social, su anche con messaggi e email facendoci dei complimenti e speriamo che questo format continui girando, facendo una piccola tournée, una mini tournée nel Vallo di Diano dove portiamo questo programma, questo talk in tutti i paesi del Vallo. Perché giustamente noi dobbiamo valorizzare questo territorio e dobbiamo cercare in tutti i modi di renderlo sempre più attivo e più vivo rispetto agli altri territori. Poi passo la linea a mio fratello Giovanni. Grazie mille, cara. Ciao, sono Giovanni. Allora, come ha detto giustamente poc'anzi mio fratello, è stata una bellissima iniziativa. Fatta di aggregazione, di socializzazione e abbiamo passato quattro puntate eccezionali con le varie categorie. La prima è stata quella degli allenatori, la seconda quella degli influencer, la terza gli imprenditori e oggi abbiamo chiuso questo evento con i politici del Vallo di Diano e non. Siamo alla fine della serata, alla quarta.
per il momento diciamo ultima per questo ciclo delle prime quattro serate che abbiamo fatto. Per me è stato un privilegio, un onore essere stato invitato dagli amici di Padula a presentare insieme alla bravissima Laura e a Claudia questo tipo di gioco a premi. È stato molto bello e mi sono divertito soprattutto, lo faccio per hobby, per me non, io nella vita faccio altro, lo faccio semplicemente per hobby. È stato molto bello. E secondo me in tutto diciamo così, il Vallo di Diano si parlerà di questa cosa e anche nella zona più a sud si penserà di fare un'iniziativa del genere. Sono stati molto simpatici gli allenatori la prima sera, la seconda e gli influencer e anche gli imprenditori, che uno magari non si aspettava tanta simpatia, c'è stata. I politici altrettanto, i politici hanno fatto del loro meglio per uscire dalla veste così istituzionale e essere molto molto simpatici, hanno fatto riuscire la serata bene. Se tutto ciò che abbiamo fatto è risultato divertente, grazie ai concorrenti e soprattutto al pubblico che ha accolto di buon grado la nostra proposta.